bravi. Tutta la coca un po' fredda per me. Sì, ci siamo. Partito ora il secondo tempo. Ricordiamo il risultato 3-2 Inghilterra. Non ho capito. Ti fa vedi che sta vedendo poco. Ma per cosa per arrivare? Continuo. Verticale, Gatto, che adesso si prova a mettere spalla alla porta per fare da pivot. Carolla in profondità da Andolin, che non riesce a calciare bene. Allora, dove dare il vento? Arnone. Marino. Ceravolo. Si muove Gioia che va a lottare con la seconda linea. Passato solo per un attimo. Beh, adesso non passa indietro. Dentro il pallone si era infilato bene Marino. Non è riuscito ad anticipare Alessandro Marina. Poi c'è avanti per Gatto. Bravo. Ad anticipare e a spostare. Carolla a ripartire per Matte che lascia il pallone per Lollandolina. L'ha chiuso bene Arnone in chiusura difensiva. Rimessa laterale di cui si occupa Alessandro Andolina. Matteo con la testa, è uscito Di Maio, il gol è regolare, secondo Mutolo, non c'è fallo, non c'è carico sul portiere e allora fa gol Matteo, 4-2 Inghilterra. Allora di nuovo tutto da rifare per la Danimarca, che era riuscita a mettersi sul meno uno dall'altro lato. Tanto Gatto si è girato, ecco qui di nuovo meno uno della Danimarca. Pallone verticale del prof Contino per Gatto, che fisicamente è dominante su Alessandro Andolina. Si gira Gatto, fa 4-3 subito l'attaccante. Non c'è stato neanche il tempo di esultare per l'Inghilterra per il ritrovato doppio vantaggio che la Danimarca si è rifatto in 1-7. C'è fallo su Mattei, recupera Ceravolo. Adesso sì. È fallo. Colomba, Andolina. Lungo il pallone con la testa Marino, è arrivato il pallone a Matteo che non calcia, preferisce servire il Diez Carolla e va col mancino. Alza in calcio d'angolo Di Maio. 2 minuti manca. 2 minuti, quanto siamo? Dal campo. Carolla dentro il pallone da solo Contino con la testa, anche Gatto ad anticipare Colomba. Alessandro Andolina, fallo su Gatto. Contino ha visto carta fuori dai pali e ci ha provato dalla sua area di rigore, poco ma la Macaluso del C7 invernale. Mamma che bello. Ha preso però la rete superiore. Quando Lina col tacco se n'è andato, cerca di guadagnare il massimo, almeno un calcio d'angolo, non guadagna neanche rimessa laterale. Continua da Ceravolo che si allunga il pallone. Mattei la fa scorrere. I tre piedi a posto. Per ora. La poteva fermare la palla. Oh, peggio. Sì, a posto. Adesso. Andolina, rimpallo. Ancora lui a destro a incrociare. Non becca la porta. Stavolta il bomber dell'Inghilterra. Contino vuole sempre il pallone verticale per Gatto, stavolta non lo fa passare Gioia che va a ripartire. Colomba lo mette giù, rimpallo, riparte Colomba, passa su Ceravolo. Colomba calcia, Ceravolo lotta. Domenica fa passare Di Maio. Ceravolo prova la palla sempre lunga verso Gatto, che si prova a girare su Andolina che sta non glielo permette, poi la tiene in campo. Va bene, va bene.
Ma neanche se ti prendo. Non ti tocca l'uso. Alle 21 di gioco. Gioca a Roma. Carta lungo, Andolina a coprire su Arnone, lotta fisica, fa giocare Mutolo, poi fischiato il fallo di Arnone su Andolina. Mi state stare calmo perché io impazzisco. Pinta le cronache intanto. È arrivato un quarto. Punizione Lollo Andolina, girare a colpire il primo continuo, poi Colomba si coordina col sinistro, Carolla! Era diventato un passaggio quello di Colomba per Carolla. Stanno a segnare per Andolina Alessandro. Chiude con la testa fuori. Ceravolo viene incontro Gioia a prendersi il pallone. Appunto, la nostra! Bianca! Perde il rimpallo. Addosso a te la tira. Vai. Coco, due minuti che ti cambi con Pita. Andolina, stop, è passato anche Carolla. Servito, si deve fermare però dopo il pressing di Marino. Guarda la porta e calcia Di Maio. Non perfetto. Stanno ammazzando. In calcio d'angolo. Primo tempo. Carolla ancora lui dalla bandierina dentro. Ceravolo con la testa. Fa un passo indietro. Raga, un passo indietro. Un passo indietro. Grazie. No, metti al centro. Ceravolo, rimpallo con Colomba. Messa laterale. Ancora in zona offensiva per l'Inghilterra. Dico alla prossima, Colomba con le mani da Andolina. Terna a spazzare. Il pallone non è uscito bene. Alessandro Andolina di testa dal suo portiere. No. Cazzo, stai Angi, ma domani siamo da te? Ha un auto non si può avere. Io Marino, bella azione. Passa su due, passa su tre. Non su Alessandro Andolina, che lo chiude. Capace, ha la farmacia. Questo è il centro. Ma chi è? Ceravolo. Attenti che tira pure, attenti che tira pure. Col destro. Nico. Punto D, dopo che glielo dici per mezz'ora, tira. Go, cambiati confidenza. Capito? Dove siamo? Io a destra. No, Fede, tu devi entrare. C'era, ma quando arrivi, metti la strada. Io lo sai, solo sei, porta. Buggio. Bravo. Ruffino. All'altro lato punta Gioia, che stavolta fa un buon lavoro difensivo e lo chiude. Poi rischia tanto, gliela ruba Ruffino. Dentro l'area di rigore, messo giù. Non c'è nulla, poi ancora Gioia, si intestardisce, Ruffino gliela ruba, batte subito la rimessa, Andolina fa la sponda, Ferruzza, avanti fuori. Avanti il pallone verso Pitanza che non può arrivare, Burgio a intercettare, poi lotta Ceravolo, Ruffino non controlla, messa laterale. Va bene. Aprile, bella giocata. Sempre il 10. Prova il doppio passo su Sferruzza. È passato. Gioca da Pitanza che la palla sul sinistro. Che incrocio del 37 che ha spaccato la porta. All'improvviso la Danimarca si affida ai colpi dei suoi giocatori più talentuosi. Aprile e Gioia. Burgio avanti, Marino ad anticipare. Sferruzza. Rimessa laterale Inghilterra. Sali, pe! Ah già, ora devo dire una cosa che tu non sai. Andolina si appoggia, Sferruzza con spazio col sinistro! A incrociare!
va ancora sul doppio vantaggio l'Inghilterra. Bellissima gelato, giocata di gelato. Sferruzza, che si è girato bene a incrociare, chiude sul palo di Di Maia e lo batte 5-3. Ha fatto assist Andolina o Burgio? Che tu questi pezzi alla Burgio. Ancora Fede. Bravo Peppino! C'è Lollo, c'è Lollo! Lo ha fermato Sferruzza. Andolina spazio, guarda ancora Sferruzza sul secondo palo Burgio. Sferruzza gira male però per Burgio, che stoppa comunque, rigioca ancora su Sferruzza, controllo così così, Ciarapoli gliela ruba. Aspetta. Corri Peppe! Bravo Peppino! Bravo! Hai fatto la cosa giusta? Ah, Gico, l'analisi tecnica? Però la palla. Che ha fatto doppiato il Messereno. Fidanza, stop. Sfortunata da Nicola che traversa e poi l'Inghilterra va a fare 5-3. Qua aprile! C'è di strada su sinistro, carta attenta. Nico, Nico. Sei indietro, non si vede niente. Che minuto siamo ora? 36, dentro col pallone! Con la testa si è infilato Pitanza sulla rimessa laterale di Ceravolo, fa gol Pitanza, la riapre ancora una volta la Danimarca che non ne vuole sapere di mollare. Continuo, continuo che forse non finirà mai perché quando finisce la partita un loop infinito, siamo bloccati. Segna Inghilterra e segnale. Se arbitro un fischio, partita non finita. Cosa? Era così il detto. La partita dai, non dai, finisce dai, finché abiti non fischia. Tu ti fai le lampade. Ma il cervello è adottato. È della Guinea Bissau lui, compagno. Magari compa, sarei in nazionale. Ancora ci va. Della Guinea Bissau sarei titolare in nazionale. Ecco perché non sono europeo. Certo, io faccio la Coppa. Ha giocato la Coppa da Fica. Ho giocato a gennaio. Sono le 20:50, è il momento di venire un po' in telecronaca. Aprile, sbaglia tutto, Andolini. Prova a prendere palla. E riparte Pitanza che la tocca Pitanza con eleganza. Sfida Mattei. Esterno, arriva Ugellato che segue Arnone. Con la punta, carta col bagger. Non so se avete visto Ugellato in fase difensiva. Chi è Ugellato? Peppe Sferruzzo. Sferruzzo Ugellato. Ah, Sferruzzo Ugellato. Ugellato. Ugellato Sferringham. Lo conosco più come Ugellato che come Giuseppe. Pitanza ruba Ruffino, parte il 37, c'è Ceravolo accanto a lui, ancora lo riserve Pitanza, sto con perfetto. Aprile al volo. L'ha buttato un po' forse questo contropiede da Danimarca. Non perfetto il passaggio di Pitanza per Ceravolo, neanche il Angie. Passaggio di Ceravolo per Pitanza. 38. 13. Lancio lungo per Gatti che va sempre a lottare con Alessandro Andolina, che stavolta la meglio lancia per il fratello Arnone. Ricomincia di mangiare. Fetre, quartista, Fe. Ha salvo, ma tutto non mi deve scappare l'occhio di così. Ok, ok, però tienila, va bene. Vieni a prendere palle. Passaggi semplici. Sferruzza non controlla Pitanza, ruba sinistro. La pareggiata, finalmente la Danimarca che è stata tutta la partita a inseguire gli inglesi. 5 pari. No, 6 a 5. E da lì dai, Pitanza non sbaglia. No, dai. Aggiungiamo un gol. Dai, facciamo 6 a 5, dai. Dai. E da lì Pitanza non sbaglia. Ci sono io ora, partita sul 5-5, ma l'Inghilterra non vuole mollare, l'ho levato, Carolla sul pallone. Questo è il commento dal bordo campo, questo è il commento sei il nostro inviato. Sì, perché ogni tanto... Metti alla mia destra. Allora, Ruffino tocca per Mattei, di nuovo dietro per Andolina. L'Inghilterra ricomincia con calma, che vuole ritrovare questo...
Vantaggio. Grazie Jack. Ma non mi devi suggerire. C'è Raulo lungo, colomba no, col tacco. C'è Raulo, non sta giocando, c'è Raulo, gioca possibile. C'è Raulo. C'è Raulo. Aprile. No, vabbè, sto provando, cioè mi sto impegnando. Io aprile per Pitanza che c'ha un buon sinistro. Lo vuole provare Pitanza. Ruffino. Ruffino con la testa. Cosa dobbiamo fare? Ma non ti facciamo lavorare e ti la metti. Il fatto qual è che no, ho problemi con i nomi. Ho problemi con i nomi. Aprile. Avanza. Sfida Colomba. Lo supera, non supera però Mattei. Allora adesso palla a Colomba. A Carolla. Carolla. Che c'ha il sinistro, Carolla! Sull'esterno della rete, il DS dell'Inghilterra, che in Inghilterra si dice ten. Il ten dell'Inghilterra. Palla lunga per Gatto. Il Gatto che fa la lotta, si prova sempre a girare e a calciare. Andolina sontuoso. Come si dice in danese? No, in danese Gatto. Shocked. Il muro come si dice? Wall. The wall. No, no, the wall. In danese Gatto. Sapevo Shule giocasse all'Inghilterra. Come? Shule giocasse all'Inghilterra. Shures. Shures. Palla per nessuno. Direttamente allo Zen. E adesso può ricominciare. Palla al piede l'Inghilterra sulle note di Mr. Paper che si appoggia ancora a Ruffino che è un treno sulla destra. Ruffino perde palla. Riparte la Danimarca. Avanti col contropiede la Danimarca. Qui si incespica sul pallone. Andolina sempre presente. Sferuzza. La mette giù. Non c'è nessuno ad aiutarlo. Vede Ruffino ma la palla è intercettata da Ceravolo che fa ripartire i suoi. Aprile sulla fascia la mette. Aprile palla fuori. La mette no, come la lasceranno loro. Mi sto impegnando. Mi sto impegnando. Ancora Inghilterra a costruire. Colomba lungo linea prova a cercare Mattei. Dopo ci parli tu. No, no, mi sto impegnando, mi sto impegnando. Sempre Colomba. Va lungo per Mattei che ce l'ha sul sinistro. Mattei viene murato, la mette in mezzo. Ruffino ci arriva lungo per pochissimo. Oh, mi sto lo sto facendo bene. È pagato Davide e lavora Davide. Dai. Gli sto dando, io ho dato il cambio. È pagato Davide e lavora Davide. Gatto, Gatto ricomincia. Si gira. Punta Alessandro Andolina. C'è spiegato sul pallone, quindi ragazzi, deve ricominciare. Ragazzi, si appoggia aiutatelo. Sul suo capitano. Però la finta è mezzo a due, messo giù, non c'è nulla, secondo mutolo Mattei a far ripartire Carolla, dall'altro lato Sferruzza, la mette sempre sul suo sinistro, ancora Carolla, scambia i due mancini dell'Inghilterra, Carolla sposta, calcia, a incrociare, ha chiuso Marino. Centrale a bordo campo, che cosa ci dici in questo momento fermo? Mi limito a dire bella partita. 42, mancano 8. 8. Mancano 8. Minchia, mancano 8. Caro l'appoggia per Colomba, completamente sballato il suo destro. Pareggio che posso dire non servirebbe a nessuna delle due squadre. Tutte e due a zero punti. Anzi, le condannerebbe entrambe probabilmente alla Silver. Gatto spara la porta sempre a far la lotta con Alessandro Andolina e questa è un po' la chiave della partita. Pitanza, stop, mette dentro da Gatto, sempre lui chiede la sponda, Aprile che sposta con la suola, Mattei non è d'accordo, gran giocata con la Veronica, poi la perde perché Aprile gliela ruba ancora Mattei, Caparbio la recupera, Sferruzza dentro per Carolla, Di Maio. Ferma la giocata mancino, di Carolla, mancino, finge mancino, di andare a chiudere il passaggio e poi gli chiude il mancino praticamente a porta vuota. Incredibile. Il gol di Gabriele Carolla davanti a Di Maio doveva e poteva sicuramente far meglio, ipnotizzato dalla mezza finta di Di Maio. Si è trovato poi in difficoltà sulla giocata finale Carolla, che adesso punta Pitanza, doppio passo, vuole andare sul fondo, si allunga la maglia del 10 e quindi calcio di punizione. No, no, per Portogallo-Turchia. No. Ci penso io. Ma scusa, hanno affittato il campo 1?
Ah, perché secondo me ma non ce ne sono due. Cioè, non ce ne sono due. Sferruzza sinistro, lo pide anche una barriera. Ma scusa, hanno fatto apposta il campo 1 perché io non stavo con uno. Cosa con il campo 2? No, non penso perché lui forse dà priorità. No, comunque era serio, Lero, vero, vero. Era serio, non l'ha fatta a molto. Lui non me l'avrebbe fatto. La palla non è uscita, Carolla a riconquistare su Pitanza che gliela ruba ancora, poi Colombo al rimpallo, l'ha toccata Carolla, rimessa tra le Danimarca. Ultimi 5 minuti per entrambe le squadre per andare a prendersi questi tre punti. E poi che ti pisce in bocca? Davanti alle ragazze magari no, non mi sembra. Fino con la testa, Aprile quasi ad anticipare Mattei che però è stato l'ultimo a toccare. Colomba riconquistata, gliel'ha rubata Aprile dentro il pallone per Gatto. Carta chiude le gambe e salva l'Inghilterra. Poi Ceravolo avanti il pallone, Rufino ha guadagnato fallo. Il Gatto per battuto veloce, non ci credo. Colpito Colomba che passeggiava per il cambio e la rimessa laterale guadagnata dalla Danimarca, già battuta Gatto. Non è arrivato su questo pallone. Poi Carolla, spazio per pensare e calciare. Di Maio l'ha battuta fuori. Non è stato un errore, si è un attimo confuso. Sì. Perché lui è pro danese, cioè lui è pro razza ariana. Giusto? Pitanza ha spazio, pensa alla conclusione, finta sul Ruffino. È passato il 37 dentro il pallone. Era arrivato da dietro Aprile, poi forse ha fatto fallo Marino su Mattei, che è rimasto a terra, ha preso un colpo. La fate voi Belgio-Irlanda? Io sì. Frate, sarà un bello. Mi sa di no. Vedrai di giro. Dai, dai, ma è Irlanda del Nord? Fede, sì. Fede. Meno male che non la faccio. Aprile se dovesse andare. Hai capito? Giuro. No, no, abbiamo pensato una cosa, se dovesse giocata andare. Giocata di Alessandro Andolì. Ma che cosa, ragazzi, ma mi cadono cose in testa, animali, che schifo veramente. Se dovesse andare bene, spostiamo Carollo terzino io un po'. Carolla, con spazio, Andolina... mentre ancora dentro a rimorchio Mattei ha chiuso Aprile che con la testa manda avanti da Gatto che voleva chiudere il triangolo non perfetto e allora Mattei a ricominciare da carta ultima forza, la porta. Per l'Inghilterra hai visto un po' Carolla. Ah, perché qua è tipo una risaia, ma combinato non lo so. Pensa Fede. Andolino. Pensa Fede che... Bravo, Federico Andolino dentro. Si è avvicinato. Si è avvicinato e c'è la porta di Andolino. Ah, la peste. Federico è andato lì dentro per forza la peste. Si deve vaccinare. Raga, non parlate così. Continua. Fede, eh? No, Aprile. Pitanza. Stiamo affermando il vero. Con spazio dentro il pallone d'Arnone. Ha chiuso in diagonale. Rufino poi sinistro di Aprile. Carta con Aprile. Rufino. E carta a salvare gli inglesi. Aprile dalla bandierina. 3 della Danimarca. Dentro passa il pallone Pitanza. Si stava facendo autogol di Burgio. Poi carta a far ripartire Carolla. Marino lotta e recupera il 22. E riparte con spazio. Pensa alla conclusione. Finta su Mattei. Che lo pesta. E fa un fallo. Calcio di punizione importante per la Danimarca. Cioè, due gol in 15 minuti. Buono, però. Buona media. Come prendere le cose buone nella vita. C'è il bar. C'è il bar. Però no. L'hai visto? Non c'è. L'hai visto che m'ha c'è mo. Fabio. Oh, è un momento importante. No, in live. Non siete bene. No. Punizione di Pitanza, tra in barriera per carta che non vede passare il pallone. Deviazione di Ruffino. Compa, stiamo rischiando, compà. Stava facendo il gol da solo. 1-0. Angolo apri. Giura. Manca un minuto. No, per finta. Siamo sopra e manca un minuto. In realtà sopra. No, perché sono pari.
Lancio lungo di carta per Andonina, vediamo se la tiene in gioco a lottare con Marino. Guadagna calcio d'angolo, importantissimo per l'Inghilterra. Già battuto Carol, la stop va sul secondo palo, rimpallo Andonino, lo anticipa Pitanza, spazza Arnone, due contro uno la Danimarca. Aprile però ha dovuto stoppare all'indietro, poi finta su Mattei, passa in un qualche modo, giocata una su Ruffino, ancora Aprile si smaterializza, ha provato il tunnel poi su Ruffino, eccessivo. Poi il 10 nell'ultima giocata su Ruffino, Danimarca e Inghilterra devono andare a trovare il gol del vantaggio, il gol dei tre punti che sarebbe fondamentale. Questo pareggio, dai, dai, dai. Sali. Porterebbe entrambe le squadre probabilmente in silver. Continuo. Ah sì? Probabilmente sono tutte e due. Ale, andrebbero tutte e due a uno. E c'è Svezia Serbia devo giocare. Tutte e due a tre. Hanno battuto loro due alla prima. Sarebbero 3-3-1-1. Chi c'è nella Svezia? Ma ancora devono giocare. Non ne ho io Svezia Serbia alla prima. Nella Serbia ci sono. Caro, la limite dell'area. Ruffino! Di Maio rimpallo Ceravolo! Ha salvato la rimarca e ripartenza. 2 contro 1. Dall'altro lato Aprile sbaglia tutto. Gioia! Brivido per la Danimarca prima. Per l'Inghilterra poi. Carta sbaglia poi il rinvio. E allora ultimo pallone per la Danimarca, 15 secondi, punto da Burgio, gioia, fondo, calcio d'angolo, ultima speranza per Rossi. Batte Coco Gioia, dentro il pallone, rimpallo Mattei, porta via il Contino, prova la finta, mutola il fischietto in bocca e fischia adesso 5-5 la partita bellissima fra Inghilterra e Danimarca, che però probabilmente condanna entrambe alla silver. Aspettiamo il risultato di Svezia-Serbia e poi ci si gioca forse tutto all'ultima giornata. Ci vediamo fra pochissimo con un bel Portogallo-Turchia.